foro del San Bernardo è pronto. Ed è pronto anche il giornalista onorevole Luigi Barzini Junior, che sarà il primo ad attraversarlo in macchina. Lo percorrerà a bordo di una Fiat che ha qualche anno più di lui. È nata nel 1899. Suo padre è il famoso giornalista che compì il raid automobilistico Pechino-Parigi. I Barzini quindi al volante di macchine come queste si sentono un po' come a casa loro. Certo, le strade che fu costretto a percorrere suo padre all'epoca del raid non avevano niente a che vedere con questa, scorrevole come un biliardo. Un biliardo da carambola, si intende, perché è senza buche. Vi sono dei tratti però lungo i quali Barzini Junior si trova a disagio, quelli in cui la velocità minima è di 40 km l'ora. Per fortuna c'è anche il telefono. È meglio fermarsi e chiamare un tassì, altrimenti rischia di svernarci nel traforo.